però c'è l'elettrico che è bravissimo. Ma noi sono nostra associazione è un'associazione che fa sanitario, fa servizi in ambulanza e nel periodo che c'è stato il problema in non interrompo il flusso di coscienza, mi dispiace. Sono tagliato, facciamo servizio con le ambulanze, facciamo protezione civile. Molto activity studi. Dell'attività. Sì, noi abbiamo sei ambulanze, adesso le faccio vedere poi la sede. Il nostro servizio è di soccorso alle persone. Poi to help people to emergencies point. E anche lavoriamo anche con l'ospedale lavoriamo, portiamo a fare le visite alle persone, le portiamo a casa, quindi facciamo un servizio anche sociale per la popolazione. Noi avevamo, siamo stati quattro, avevamo turni di 15 giorni, siamo stati nel quattro volontari di Borgo Taro, sono stati a Cuques 2 al confine con Morini, mentre altri 6 o 7 volontari a turno sono intervenuti successivamente a Valona nei campi, negli altri campi come lui era intervenuto siamo nel maggio dell'emergenza dell'esodo dei kosovari verso l'Albania eravamo noi adesso l'anno abbiamo fatto dopo la Croce Rossa abbiamo fatto i primi due campi al confine in Albania al confine con il Kosovo quando c'era ancora la situazione che saltuariamente aprivano il confine di Morini il valico stato aprile maggio so what is occupation of the members here qual è il loro lavoro how are they taught to help people come Emilia Romagna abbiamo gestito un pronto soccorso un piccolo ospedale da campo con medici e infermieri doctors and nurses and they were helping as volunteers medici e infermieri e poi dopo anche lì siamo stati impegnati nella sussistenza, cioè assistere le persone perché mangiare tutto quello che era il problema, c'erano psicologi anche sempre volontari. Aspetta lì. Impressionato dal numero di persone che avete come volontari rispetto alla città, alla città piccolina. Beh, è sempre stato because practically in up to date. Full of people that wants to do public work. In tutte le attività, non solo sanitarie, anche nel culturale, nel turistico, in tutti i campi, nello sport. Mi ha sempre avuto molti volontari in quella zona rispetto al numero di abitanti. And the number of volunteers are always very high. And they always recruit younger. And the age of our school. Stiamo qui, si fa un po' fatica, però. It's now starting to feel a bit more difficult. A prendere il medico, interviene con il medico, adesso le faccio vedere anche altre strutture. The first guy is for the doctor. It's going directly to pick up the doctor at the hospital and bring it. E questa è l'ambulanza. Devono partire. Chi vi chiama? No, le sforze. Allora, in Italia adesso c'è il 118, che sarebbe il 112 europeo, l'emergenza, il numero di telefono. That is the emergency call for help. So everyone knows that is a national phone call, but works all over the country. So whenever you call the 118, they direct you to would this. Would they be called from home? Possono chiamarvi da casa? Sì, l'intervento dovunque. Noi avevamo queste ambulanze ambulanze o pulmini perché erano anche non solo sanitario ma facevamo anche Put in Bosnia on ad your esempio list. Sì, esatto.
tutta attrezzatura per lavorare anche sulla strada completa. In più abbiamo tutta l'attrezzatura, tutto quello che serve per il medico, per il dottore e l'infermiere. Sì, e questa è solo una macchina, è solo un manotto medico. Questa non trasporta pazienti, e ha l'attrezzatura medica. Queste sono attrezzature che usano solo i medici, solo il medico dell'ospedale per il cuore, il cuore per tenere in vita. E anche qui senza diagnostica, tutti i zaini pieni di tutti attrezzati, con tutta attrezzatura, materiale, prodotti. Questo è, l'anno scorso abbiamo fatto 30 anni di fondazione, ogni 5 anni festeggiamo, e Mario Premi, che oggi conosce, ci fa un disegno solo per noi. Sono esposti questi esposti ogni 5 anni. Io? Vabbè, la colpa era mia. Conosci bene la casa, ecco io. Grazie. Prego. Prendete Carlo qua se vogliono dei aperitivi. No, come Aperitivi. Salute. Non so se lo vuole lui, ma io ho preso altre cose. Allora, beh, stavolta ho ancora lui. Da quello che state facendo. Grazie, grazie mille. Hai visto il nero? Spero di non avere mai bisogno di vostro aiuto. Not to have too much job. E spero che voi non abbiate troppo lavoro. But to stay ready to help. Ma dovete essere pronti per aiutare. Loro sono le colonne portanti della comunità. It's really something that is worth being very. This I will not forget. That you are there. That's impressive. You really must be very proud. First of all, of the e dovete essere orgogliosi prima di tutto del numero di persone che sono con voi. And with all that you've already done. E di tutto quello che avete fatto. I wish you all the best. Vi auguro il meglio. Io ringrazio e ovviamente prendiamo i meriti che sono anche di persone che alcune non ci sono più, dei volontari, nei 30 anni. Abbiamo calcolato che sono passate più di 1000 volontari solo nella nostra associazione. He really thanks and he take the merits, let's say, of the people that pass in these 30 years. There are more than 1000 volunteers in all this period of time. E se avrò occasione di leggere nel libro c'è proprio la storia di queste persone che. And in the book it's if you will have the occasion to read, please tell them that you will see the history. Noi oggi prendiamo i meriti, ma oggi c'è una bella sede, dei bei mezzi, ma una volta qui c'era quasi niente, non c'era. Now everything looks perfect, but 30 years ago was not. And because of this person that started and the work was growing up. E per quello che riguarda invece l'aiuto che abbiamo fatto noi, per quel poco che abbiamo dovuto fare sul Kosovo, per noi è stata una grande soddisfazione e è rimasto anche. Tutti quelli che sono andati rimasto nel cuore ovviamente la situazione drammatica, però anche l'umanità che c'era nel popolo che aveva bisogno. Regarding the assistance that to Kosovo, it was a very good experience not only for the association but also for the person, the single person. That was a very tragic and touching situation, so help them to grow as a person. In the war I was. My duty was to coordinate all international organizations. Durante la guerra il suo lavoro era quello di coordinare le organizzazioni umanitarie. And I remember the most sincere support that he received was from all organizations, people from Italy and from Japan. E ricorda che il lavoro più sincero, quello che veniva proprio dal volontario, era
arrivava dagli italiani e dai giapponesi. All understood.